Massimo Arecco, candidato sindaco a Savona per la Lega Nord. Come ha preso questa nomina? Beh, intanto ne sono orgoglioso, ovviamente orgoglioso che il partito abbia creduto in me, il segretario nazionale, il segretario provinciale, i militanti della sezione di Savona. E questo già è un onore importantissimo che riconosce un lavoro lungo 5 anni fatto presso il Consiglio Comunale nella legislatura precedente. Adesso parte un impegno veramente, veramente complesso, veramente difficile, non solo per la campagna elettorale, ma io sto già pensando al dopo. Nel caso dovessi diventare sindaco, i grattacapi saranno probabilmente notevoli. Sono molto preoccupato del bilancio del Comune di Savona, sono molto preoccupato di soltanto delle no, non soltanto delle notizie che vengono fornite, ma anche di quelle che eventualmente non vengono fornite. Quindi sarà molto importante, appena insediati, nel caso di vittoria, andare a verificare con grande attenzione la condizione dei conti. Il tema dei derivati è un tema sicuramente altrettanto importante, anche quello sarà un qualcosa che per tantissimi decenni rimarrà ancora sulle spalle e nelle tasche dei cittadini. E poi, ovviamente, il tema della sicurezza e della polizia. Il nostro slogan sarà polizia e polizia, pulizia anche della parte amministrativa, della parte dei conti, di trasparenza e sicurezza per la città. Quindi una città in cui le donne, i bambini, gli anziani, tutti quanti non abbiano paura a uscire anche di sera, cosa che attualmente invece sta diventando pericoloso. La percezione della sicurezza nella città di Savona negli ultimi anni è veramente andata a degradare notevolmente, un po' come la pulizia nell'intera città. Crede che il suo nome potrà unire tutto il centrodestra per la scelta del candidato ufficiale? Beh, io me lo auguro, comunque con gli alleati siamo ovviamente in ottimissimi rapporti, quindi gli accordi sono in continua fase di definizione, stiamo parlando, ci stiamo incontrando, quindi non c'è alcun tipo di problema con la coalizione e vediamo come andrà a finire. Sarà una bella avventura in ogni caso. Quando sarà ufficializzato il nome? Beh, adesso intanto aspettiamo il 9. Il 9 aprile sarà una giornata importante per la Lega e per la coalizione intera, perché faremo una mega gazebata con 21 gazebi in tutta la città di Savona. Sarà un assedio virtuale, festoso, ovviamente gioioso, ma serio, di Palazzo Sisto. Avremo 21 gazebi sparsi in tutta la città, concentrati in Corso Italia, concentrati in Piazza Sisto, e con la nostra presenza, noi con le nostre bandiere, segnaleremo l'inizio ufficiale di una campagna elettorale lunga, difficile, ma importantissima non soltanto per noi, ma per tutti i cittadini. Lo slogan sarà proprio Liberiamo Savona, perché la amiamo.